settimo mercatino del calcio città ceciliano, una manifestazione che non dura soltanto un giorno ma dura tre giorni, in quanto lunedì sera siamo impegnati al campo sportivo con lo chef Luciano che, grazie ancora a Michela e Valeria, offriranno i ragazzi delle elementari, delle scuole elementari di Ceciliano, offriranno uno spettacolo particolare, e poi ci sarà anche una commedia teatrale veramente in vernacolo aretino spettacolosa la serata del lunedì, e poi martedì praticamente ci sarà, terminerà la tre giorni il trittico di Ceciliano con il famoso pranzo di pesce dai fratelli Mazzi. Abbiamo chiesto aiuto a tutte le donne che, come tutti gli anni, prepareranno i dolci che venderemo la stessa mattina. Poi hanno portato tantissime piante e tanti oggetti da vendere, i più svariati. Quindi accorrete molto molto numerosi. Stiamo programmando tutto e stiamo organizzando davvero una simpatica serata. Il paese si impegna a mandare avanti questa manifestazione nel miglior modo possibile e chiaramente tutti ci si prodiga perché riesca in maniera perfetta. Spero che il tempo lo permetta e che tutto vada per il meglio. Si cerca di fare sempre beneficenza per chi sfortunatamente ha bisogno. Grazie a questo bell'impegno del nostro Dino, noi ringraziamo tutti gli abitanti di Ceciliano che si sono prodigati tutto l'anno per realizzare questa manifestazione. Vi aspettiamo numerosi, tutto chiaramente ricavato va al Calcit, quindi intervenite numerosi domenica 23 aprile qui a Ceciliano. Arrivederci a tutti al settimo mercatino del Calcit.